Vi presentiamo gli effetti decorativi ispirati all'ossidazione dei metalli e l'effetto Corten. Gli effetti rame e ruggine sono tra le finiture decorative più in voga negli ultimi anni. Una raffinata patina di ossidazione che dona un invecchiamento naturale alle pareti per ambienti contemporanei e dal forte impatto visivo. Questi effetti si ottengono con forma, stucco decorativo di fondo per interni, con finitura Roxidan, decorativo effetto ossidato, e Cadoro, finitura decorativa iridescente. Vi presentiamo l'effetto Corten di lavato. La texture di fondo, perfettamente liscia, è realizzata con forma, stucco decorativo e riproduce l'effetto dell'ossidazione di una superficie in metallo esposta agli agenti atmosferici. Le striature, colorate con i toni degli ossidi di ferro e l'aspetto metallescente, si ottengono da un sapiente mix di finiture: Cadoro, finitura decorativa iridescente, e Roxidan, finitura decorativa effetto ossidato, lavorati con colori a contrasto. Per preparare adeguatamente il supporto murale utilizziamo Marco Terme Primer, fissativo idrodiluibile semicoperente applicabile a rullo o a pennello. Lo diluiamo da un 20 a un 30%. Applichiamo adesso l'effetto Corten di lavato. La prima mano è realizzata col fondo forma in tinta 0258 a rasare. Ora che la prima mano di forma è completamente asciutta, andiamo a applicare il secondo strato di forma 0258 con frattazzo d'acciaio, semplicemente a lisciare e compattare. Ora che la seconda mano di forma è perfettamente asciutta, siamo pronti per la colorazione. Utilizzeremo 4 prodotti in tinta differente, a partire dal Cadoro Oro Zecchino e il Roxidan Platino diluiti al 150%. Li lavoreremo con la spugna marina e poi andremo ad aggiungere altre 2 tonalità di Cadoro tal quali, non diluite, in tinta M490 e M468 con la spugna normale. Vado ora ad applicare la prima mano di Cadoro Zecchino con la spugna marina. Utilizzando adesso il prodotto fresco su fresco, vado a cambiare tonalità, utilizzo Roxidan finitura platino, sempre con la spugna diluita al 150%. Andiamo ora ad applicare Cadoro M468 tal quale con la spugna. Andiamo ad aggiungere l'ultimo e quarto colore, la tonalità M490 di Cadoro. In questa fase è possibile aggiungere o sottrarre tonalità decorative per andare a cambiare o migliorare l'effetto. Ora che la colorazione di fondo è perfettamente asciutta, andiamo a applicare l'ultima mano di Roxidan in tinta 0271 con il tampone di spugna. Una volta applicata, andrò a spruzzare dell'acqua con uno spruzzino sulla superficie ancora fresca per creare le gocce tipiche dell'effetto. Prima che la finitura Roxidan asciughi completamente, con la spugna vado a tamponare le gocce e scoprire il fondo. Abbiamo applicato l'effetto Corten di lavato.